ormai sono quasi 3 anni dall'uscita del decreto ministeriale del 24 dicembre 2015 sui criteri ambientali minimi, ed è, come abbiamo bisogno in Italia spesso, un obbligo, un'imposizione normativa della sostenibilità negli appalti pubblici, e quindi è importantissimo, è un tema che è diventato più che diffuso. Quando arriviamo a questo workshop dove vediamo così tanta gente, così tanta partecipazione, denota grande interesse e vuol dire che nel territorio ci sono dei professionisti che hanno voglia di crescere, voglia di confrontarsi con le aziende che hanno nuove proposte, nuove tecnologie da portare avanti, soprattutto in un'ottica del futuro. C'era molta curiosità di scoprire i nostri brevetti, i nostri prodotti, e anche qui Officina Rasera ha scelto proprio Macerata perché è una zona di crescita per quanto riguarda l'innovazione nell'edilizia. Anche la giornata di oggi, come spesso capita con questo ciclo di workshop che stiamo facendo, ha dimostrato che 200 professionisti più o meno coinvolti, sono stati 200 professionisti che hanno voluto entrare nel merito, ci hanno visitato nei desk, hanno cercato di affrontare in maniera più diretta delle soluzioni problematiche che vivono quotidianamente. Siamo abbastanza presenti ormai da diversi anni ed è un territorio molto recettivo per i nostri materiali, per la colorazione, per l'utilizzo del laterizio, quindi è un bel territorio in cui comunque cerchiamo di seminare in continuazione. La giornata di oggi è andata molto bene, soprattutto perché abbiamo avuto modo di presentare il nostro materiale e soprattutto di far toccare con mano le effettive realizzazioni che il materiale offre. Sono rimasto favorevolmente impressionato perché mi aspettavo sì una presenza, ma la sala così piena è stata una piacevole sorpresa, e poi fra l'altro fa anche piacere per chi parla e chi fa da relatore in una sala piena è interessante.